Allora, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, Mariano Bruno, Lisa Fusco e Ariadna, andatevi a preparare. Meno male! Dammi la mano, dammi la mano. Ce la possiamo, ce la facciamo, dai, facciamo la forza. La stanza inclinata, lezioni di musica. Maurizio Casagrande, il maestro. Mariano Bruno, Biagio Izzo, gli allievi. Ariadna Romero e Lisa Fusco, le allieve. Nell'Accademia di Musica e Canto, Musichigna e Caipirigna, il maestro di musica Maurizio si appresta a fare la sua lezione prima del saggio di fine anno. Ah, che bella giornata! Cioè, io mi sveglio così la mattina. Come? No, anche perché non sono caduto, mi sembra un miracolo. Ecco qua. Maurizio, ma tu sei famoso perché eri il batterista più figo di tutto il Brasile. Solo e Brasile. Come ogni giorno vai alla batteria e ti scateni come un tempo. E questa è la batteria? Come un tempo, ma tanti anni fa. Perché era un tempo. Come un tempo. Aspetta che è caduto un pezzo. Lo vado a prendere perché c'erano le bacchette, non l'avevo vista, ecco qua. Allora ci sta, una bacchetta c'è. Una bacchetta c'è, l'altra. Ecco qua, allora eccomi qua. Come un tempo mi scateno. Maurizio, Maurizio però ha un vizio. Non a caso la scuola ha quel nome. Quale vizio? Se non beve caipirigna non riesce ad insegnare. La caipirigna? Non riesce ad insegnare musica se non beve caipirigna. Ah, devo bere. La caipirigna è nascosta nel mobiletto, vai e bevi. Questo rosso. Questo rosso. Diciamo questo. Ecco qui il ecco qua. Ecco qua. Sono caduti qualche gelatino. La capirigna quale sarà, mo? Sarà questa? Penso di questa sì. Questa è capirigna. Ecco qua, bevo. Cioè, e tu hai un po' il vizio, Maurizio, c'hai il vizio. Com'è? È buona. Ecco qua, la metto a posto? Ma secondo me tienila che ti può servire dopo. Hai capito a me? Maurizio sta cercando di formare una band. Una domanda, dove me la metto, secondo te? Guardi, io non lo so dove nascondono le cose in Brasile. Esatto, ma io non... Quindi faccia come lei come meglio crede. Ecco qua, allora la metto. Esatto. Nessuno lo vedrà, certo. Entra l'allievo Mariano che per fare colpo sul maestro inizia a correre per tutta la sala facendo finta di essere Freddie Mercury. Mamma! How much was to sleep? How much was to be? Scusate. Ma da quale circo è scappato questo domatore? Chiedo scusi, ma mamma si deve... Mamma! Gli daremo un figlio a cucino, non uccidevo la piccola. Ma one second me! Mi piace! Perché lei sta cercando di formare una band e quindi l'allievo vuole fare colpo. I wanna find a fiasca! Cominciamo? Maurizio, prima di intervenire, beve un altro sorso di caipirigna. Per sopportarlo, cioè... questa caipirigna è buona. A quel punto... Ecco qua. Prende in mano la... Non spingere! Quella messa la mamma si in mezzo, io rispondo. Scusa maestro, scusa. Ma spinto, sei capito questo animale? Andiamoci. Scusa maestro. A quel punto, Maurizio prende in mano la situazione e manda Mariano al microfono per fare esercizi di vocalizzazione. Va a fare esercizi e organizzazione. Beh, gli faccio l'accompagnamento? Certo. Allora, esercizi, forza. Come devo fare, maestro? Mamma! Aspetta, mi fanno male i baffi. Abbiamo fatto male a tutti. Scusate. No, perché mi fai innervosire. Ecco.
mi fai nervosire, se io poi rispondo. Maestro, non buttare la caipirinha. No, c'è mai. No, non è possibile. Però un po' di energia. Che fatica. Maestro, è sì. Vero che è capirinha, ma me la viene in testa. Ma io ti faccio fare capo e murisca. Allora, vai, ass. Come devo fare? Insegnami. E devi fare il vocalizzo, vai. Mamma! Non mettere la mamma in mezzo. Leviamo le mamme di mezzo. Prendi la capirigna. E a questo punto entra il secondo allievo, Izzo, che anche lui vuole fare il frontman e per farsi notare, anche lui fa l'imitazione di Freddie Mercury. E che fantasia! I want to break free, I want to Brexit, I want to la Brexit, 31 ottobre, I want to Brexit. No, ma io sono più bravo, scusa, per favore, I want to Brexit. I want to Brexit. Abbiamo capito, escitene. I want to Brexit. Te ne vuoi uccidere, escitene. I want to Brexit. Ma dove li ho trovati a fronte me? Maestro, a batteria, maestro. Non c'è la batteria, questo è il seggiolino. I want you Brexit! I want you Brexit! Ma perché canta congelata? Perché? Non è questo il gelato! Il microfono si chiama gelato! No, il gelato è quello, questo è il cono! I want you Brexit! I want you Brexit! Tra i due allievi nasce una competizione a chi sa suonare più strumenti. Ah, figurati! Mamma! Vediamo! Mamma! Oh! Mamma! Oh! Posso dire? E chi è Benjamin? Chi è Benjamin? Chi è Benjamin? Un lupo! Non dire mai, muori da sola, muori da sola. Gigi, ha smontato la batteria. Aspettate. Mamma! Nel frattempo Maurizio beve ancora caipirinha e comincia a essere un po' alticcio. E propone ai due una nuova prova musicale. Devono imitare dei cantanti heavy metal. Dei cantanti heavy metal. Levi dalla mezza che ci facciamo male. Sotturno di no dopo. Questo è il metal. Abdo, o metal, o me. Ma ci sta un metal. Non è di macchina. Non è quello, poi ci sta dando, se ne va. Questo è pericoloso. Mamma! Mamma! Ma che è una canzone? No, lui mette sempre le mamme in mezzo. Conosce solo una canzone. Non si mettono le mamme in mezzo. Che succede? Lei comincia a essere un po', diciamo, alticcio. Maestro, ma fai una beppe? Poco, che mi serve? Con un po' di capirino. Ce la metto io dentro. Poca. Non sape niente. Lo so, è finito. C'è finito, allora... questo ha perso il baffo. Tu non mi devi toccare, capito? No, 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 no. Io, questo è così, come fa? Vieni a voi, maestro. Vedete, ma è pure così. Tu non sei stato a me. Ma cioè, dove ha studiato heavy metal questo? Lei, giusto per capire. Lei a questo punto, preso dalla disperazione, butta anche lo spartito. Partito. Ma sì, buttiamolo! Ma buttiamo tutto! Questo! Ma dai! Scusi, signor Freddy! Buttiamo lo spartito! Maestro, ce n'è un'altra! Ce n'è Freddy. Un'altra! Meno male! Freddy! Devo fare? Freddy! Devo fare? Fa una cosa, Freddy è morto! Muore pure tu, va! Santo Dio, non ce ne può più di questa bestia. I want you Brexit. No, però con gli strumenti, maestro, non dovete giocare. Esatto. Con gli strumenti ci tengo, con gli strumenti. Ci tengo gli strumenti. Non ti appendere. Dovete morire tutti. Bravo. Ti sei scoppiata. La cosa non mi dispiace. Ma ecco che arrivano le due allieve, Lisa e Ariadna. Sì, allieve. Sì, teniamo le allieve. Cioè, le alleviamo noi. Le alleviamo noi.
Aspetta che si è bloccata la porta, ferma. Non spingete. Maestro, aspetta. Ma maestro, si è bloccato tutto. Aspetti, maestro, ve l'aiuto. Spingi. E che blocco? Quello? C'è il flauto sotto alla porta. C'è il flauto? Si è infilato il flauto sotto alla porta. Allora, il flauto... Esatto. Si infila il flauto e non si apre la porta. L'ufficio è chiuso, domani alle 16. Possono entrare da quest'altra porta? Ci siamo. Maurizio, mandi un attimo. Sì. Allora la maniglia già è pronta. Siamo a posto. No, Stefano, così non mi piace. No, la muri pure tu, te metti. Allora, rimanete così fermi. Perché continuiamo dopo la pubblicità. Avevamo lasciati così, facciamo entrare le allieve. Sì, se riescono. Le alleveremo. Entrate. Buonasera. Ce la fate? Buonasera. Prego, buonasera da questa parte. Ce la fa voi? Questo che ballo fa? Le allieve. Ce la fai? Ce la puoi fare? Andate pure da quella parte. Sì, basta che non mi stracciate la camicia. Maestro, maestro, offritele da bene, maestro. A chi? Alle ragazze. No, io devo offrire a scrivere io, animale. Mi va bene perché se scivolo io mi faccio male. Eccomi. Le allieve si vanno a posizionare, una alla batteria e l'altra alla chitarra. Alla chitarra. Attenta che ti impicchi. Mi è andata la chitarra, Stefano. Si è fatto una punturina con la chitarra, ma non è niente, è un attimo. Ecco qua. Pronta? Posso dire una cosa, ci abbiamo un problema con la signorina, non ci mantiene manco a fermo. Non so come fare. Scende a folle. Vedi, a folle già a te. A quel punto, il maestro Maurizio beve un po'. Bevo? Bevete, allora. Maestro, sta qui, bevete. Maestro, ce l'abbiamo in abbondanza. Ecco qua, grazie. Alla tua salute, sperando che te ne vai presto. Bevete, ecco. Io non c'è bicchiere. No, questa è roba mia, mica per tutti. Lo facciamo un brindisi. È per tutti? Mamma! No, è solo per lei, questo è personale. Che ovviamente bevendo da parecchio inizia a sentire gli effetti dell'alcol. Wow! Ragazzi, maestro, tutto a posto? Sì, mi sento bene. Questo non ha bevuto, guardate come sta. Cioè, ma è possibile che non riesci a stare in piedi? Ma com'è possibile? Affermo, riesci. Ma perché io il mio, come si dice, sul balcone. Il tuo balcone? No, quando sto sul balcone, come... Vertigine, sì. Ecco, quelle. Chiedo scusa, traduco perché lei non è di qua. Ecco. È straniera. Era il caso? Di fare questa schierata a terra, sì? Io dopo una rella, godo la natura, dopo una mamma figlia pura. E dopo una mia gallera, mamma mia! Il maestro non sa chi scegliere come frontman. No, io non scelgo. E quindi lancia una tarock band. A turno ognuno andrà avanti ad esibirsi e gli altri si scambiano di posto e allora quando cambia la musica. Benissimo, ho preso una decisione. Facciamo così, fate una tarock band. Sì. Avete mai visto quella trasmissione maledetta, Step? Avete mai visto quella trasmissione? Con la casa di quella maledetta trasmissione? Sì, l'abbiamo vista.
quest'animale ci ha fatto la musica. Vai, 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 vai! Cambio! Maestro, over me! Si è spaccata! Dovevate fare il cambio! Awena, va! Fanno schifo, faccia dire! Vieni qua, vieni qua! Vieni, Lisa, Lisa! La chitarra! Al momento della scelta del frontman, il maestro Maurizio ha scelto. Sì, me. Io c'ho, me. Una, c'ho una mia idea. Me. Un attimo, perché la scelta va fatta davanti al pubblico del saggio. Ah, quindi facciamo entrare il pubblico e gli spettatori del saggio di fine anno. Pubblico, pubblico, venite! Sergio Friscia, Mercedes Sanger e Nunzia De Girolamo. Venite, venite! Accomodatevi, è il momento della scelta. Il frontman della band sarà io, il maestro Maurizio. Venite sulla scala, sulla scala, sulla scala. Ma che hai? Sulla scala. Venite. Siamo qui, sulla scala. Venite sulla scala. Venite qua. Ci siete, vieni, ma vieni. Bene.